Edward John David Redmayne, meglio noto come Eddie Redmayne, è un attore e modello britannico. Il suo esordio cinematografico risale al 2006 con il film Symbiosis, Uniti per la morte. Ha ottenuto il riconoscimento con i suoi ruoli in The Good Shepherd, Savage Grace, Elizabeth, The Golden Age, Marilyn e venendo lodato per le sue doti canore per Les Miserables. Attivo anche in campo teatrale, nel 2010 vince un Tony Award e un Olivier Award per il suo ruolo nel dramma Red. La sua interpretazione di Stephen Hawking nel film biografico La teoria del tutto ha ricevuto il plauso della critica, portandolo alla vittoria del Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, del BAFTA al miglior attore protagonista e uno Screen Actors Guild Award nella medesima categoria. Per lo stesso film, ai premi Oscar 2015 si aggiudica la statuetta come miglior attore protagonista. L'anno successivo ha ottenuto il medesimo successo interpretando il suo ruolo di Lily Elba in The Danish Girl, da cui riceve numerose nomination, tra cui quella per l'Oscar come miglior attore. Nel 2016 interpreta, per la prima volta, il ruolo di Newt Scamander nel film Animali Fantastici e Dove Trovarli. Ha studiato presso l'Eton College, insieme al principe William, per poi frequentare successivamente corsi di storia dell'arte al Trinity College di Cambridge. Terminati gli studi comincia a lavorare in teatro presso il National Youth Music Theatre, esordendo nel 2002 nella dodicesima notte di William Shakespeare. Nel 2005 vince l'Evening Standard Award per il miglior esordiente per la sua interpretazione nel dramma di Edward Albee La Capra Oti e Silvia. Ha recitato in tre film che raccontano diversi periodi della dinastia Tudor, Elizabeth I, Elizabeth, The Golden Age e L'altra donna del re. Inoltre ha recitato al fianco di Toni Collette in Symbiosis, Uniti per la morte e ha interpretato il figlio omosessuale di Julianne Moore in Savage Grace. Uno dei ruoli più famosi interpretati è quello di Jack Jackson, il mastro costruttore, nella miniserie televisiva I Pilastri della Terra. Come modello, invece, ha prestato il volto alla firma Burberry nel 2008 accanto ad Alex Pettifer. Burberry l'ha chiamato di nuovo per la campagna pubblicitaria 2012 accanto a Cara Delevingne. Nel 2011 ha recitato nel film Marilyn di Simon Curtis, interpretando Colin Clark, il terzo assistente alla regia durante le riprese de Il Principe e la ballerina con Laurence Olivier e Marilyn Monroe. Ispirato a una storia vera, Colin Clark infatti ebbe una breve relazione su questo set con la Monroe negli anni 50. Sempre nel 2011 vince l'Olivier Award per la migliore interpretazione shakespeariana per il Riccardo III presso la Dunmar Warehouse di Londra. Nel 2012 ha preso parte al musical Colossal Les Miserables diretto dal premio Oscar Tony Hooper, interpretando Marius Pontmercy, accanto a Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried e Russell Crowe. Per questa interpretazione è stato nominato miglior attore ai London Standard Evening Awards. Nel marzo 2013 comincia le riprese per il nuovo film delle sorelle Wachowski, Jupiter, il destino dell'universo con Mila Kunis e Channing Tatum. Nel luglio 2013 viene premiato al Giffoni Film Festival presso Giffoni Valle Piana per il suo ruolo di Marius Pontmercy proprio in Les Miserables. Nel 2014 interpreta il celebre cosmologo Stephen Hawking nel film di grande successo La teoria del tutto, diretto da James Marsh, ruolo che gli frutta diversi premi, tra cui un Golden Globe, un BAFTA e l'Oscar come miglior attore nel 2015. È protagonista del film The Danish Girl di Tony Hooper, in cui veste i panni della transessuale Lily Elba. Il 2 giugno 2015 è stato annunciato come protagonista dello spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici e Dove Trovarli, uscito nelle sale americane il 18 novembre 2016, in cui interpreta il magizoologo Newt Scamander.
Nel maggio 2014 si fidanza con Anna Badshahwe, sua compagna dal 2012. Il 15 dicembre 2014 la coppia si sposa in Inghilterra. La coppia ha una figlia, Iris Mary Redmayne, nata il 15 giugno 2016. Il 10 marzo del 2018 invece, nasce il secondo figlio della coppia, Luke Richard Redmayne. Nelle versioni in italiano dei suoi lavori, Eddie Redmayne è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.